Qualche conchiglia e un rametto per un acchiappasogni perfetto. Questa è arte per te, arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi un video di quelli sognanti, un lavoretto semplice semplice ma di grande effetto che potrà decorare di vacanza, di estivo, di natura un angolo di casa vostra, che vi porti subito in vacanza pur stando in centro città. E allora, basta parlare, spostiamoci sul piano da lavoro a creare il nostro acchiappasogni con le conchiglie. Se il video vi piace, lasciatemi un pollice in su per farmelo capire e noi per chiacchierare ci vediamo alla fine del video, se vi va. Ed ecco l'occorrente per il nostro lavoro estivo. Un ramoscello secco. Oppure, se non avete dove prendere ramoscelli, potete utilizzare un bastoncino di questi che trovate comodamente all'IKEA in legno marrone. Delle conchiglie di qualunque forgia, io ho queste qui, colori acrilici, userò il bianco e il blu per questo lavoro e poi ci occorrerà qualcosa per forare le nostre conchiglie. Io userò il Dremel e infine ci occorrerà anche del flatting all'acqua. Io, per aiutarmi con la decorazione, utilizzerò anche forse degli Uniposca, ma non ne sono sicura, o bianchi o blu per fare le palline sulle conchiglie, ma ripeto, non ne sono tanto sicura. Sicuramente utilizzeremo dello spago per attaccare, appunto, per legare insieme tutte le conchiglie. Iniziamo subito e iniziamo forando ad una le conchiglie. Facciamo lo stesso lavoro su tutte le conchiglie. Dopo aver forato tutte le conchiglie, vi avvicino e cominciamo a decorarle. Ne colorerò qualcuna con un bel blu scuro e qualcuna di bianco. Ovviamente poi andrò a fare dei decori più piccoli a contrasto, quindi in quelle blu andrò a decorare con il bianco e in quelle bianche andrò a decorare con il blu. Ma adesso lo facciamo assieme. Una volta dipinte fronte retro, quindi il dentro bianco è la parte frontale o bianca o blu, siamo pronti per decorare le nostre conchiglie. Prendo un pennello, lo bagno di colore, prendo te, dai, qui, e usando il pennello in verticale comincio a picchiettare così, in modo da creare appunto un giro, una fascia blu. Quindi, sempre col mio pennello, mi inserisco nelle pieghe della conchiglia e, usando proprio la forma del pennello, do un altro giro. Voilà, questa è decorata. Vedete, sono forme molto libere ma anche molto graziose. E ora facciamo la stessa cosa con le blu, quindi dipingiamole apportando del bianco al loro colore. Thank you.
ripassiamole tutte con del flatting lucido. Dopo aver passato il flatting su tutte le nostre conchiglie, prendiamo il nostro bastoncino. A questo punto, da una parte e dall'altra, ho delle lunghezze e a circa 5 cm dalla fine pratico un buchino. Io lo segno dapprima col bulino da una parte e dall'altra. Al centro, più o meno al centro, ne praticherò un altro. E al centro delle due sezioni ne praticherò un altro. Adesso col Dremel andrò a forare tutti i miei buchini. Ok, adesso che abbiamo forato tutta la superficie, lasciamo qui il nostro bastoncino. Prendiamo il nostro spago, che sia un metro, diciamo così, non meno di un metro. Poi voi prendete le vostre misure a seconda del posto dove dovete appendere la chiappa sogni e infiliamo ognuno dei due capi in uno dei buchi più esterni del bastoncino. Quindi questo lo infilo qui e questo lo infilo qui. Scendiamo per un 15 cm, quindi facciamo un giro e facciamo un nodino. Scendiamo anche qua di 15 centimetri circa, facciamo il nostro bel giro e quindi il nodino. Adesso prendiamo il nostro bastoncino al centro, così prendiamone un pezzo, così. Allora, puntiamolo al centro, quindi facciamocelo penzolare tra le mani, così, vedete, qui ho il centro, lo chiudiamo e anche qua facciamo un nodino in modo che lui possa essere tranquillamente appeso, così. Tagliamo 5 pezzi di spago di differenti altezze, io ne farò 2 da 70 centimetri circa, 2 da 80 e uno solo da 90. Comincerò proprio da quello da 90 centimetri. Prendo una conchiglia, la infilo e faccio un nodo. Salgo di così 15 centimetri circa, faccio un altro nodo e faccio scorrere un'altra conchiglia. Voilà, altri 15 centimetri e faccio un nodo e prendo un'altra conchiglia. Abbiamo detto che questo era il centrale. Inserisco nel buchino centrale, voilà, poco, faccio il giro e chiudo con un nodino. Al centro abbiamo messo il più lungo. Ora a destra e a sinistra del più lungo, guardate carino, a destra e a sinistra del filo più lungo mettiamo quelli medi, i mediani, ultimi due buchini. Dobbiamo passare da qui, quindi sarà un po' più complesso, ma ce la faremo. E adesso la parte più difficile, dobbiamo infilare questo spago in questo buchino. Eccolo.
in questo caso il nodino lo faccio direttamente. Voi non potete capire quanto sia bellino qui, e quindi vi lascio alle foto per farvi capire il risultato del nostro lavoro, che fin qui non avete ben visto. Vediamo, ve lo stendo, cerco di stendervelo, guardate che bello, con tutte le conchiglie. Beh, ora ve lo appendo e ve lo faccio vedere per bene. Vi lascio alle foto e noi ci vediamo subito dopo. Pollice in su se il video vi è piaciuto. Ciao! Che bello il nostro acchiappa sogni! Non sembra un qualcosa che viene dritto dritto dalle isole sperdute della Grecia, oppure che ne so, dall'Australia. Mi dà proprio la sensazione di quell'estate vera, non artificiosa e artificiale, ma proprio quei contesti proprio marittimi nel vero senso della parola. Che ne pensate? Come vi ho suggerito nello scorso video, reperire le conchiglie non è poi così difficile. Vi basterà parlare con qualsiasi casa del pesce, pescivendolo da noi si chiama, e saranno lieti di darvi sacchi interi di gusci di conchiglie quando loro li vendono a vassoio già aperti, perché le mezze parti di ogni conchiglia viene buttata nella spazzatura. Piuttosto che far finire nell'immondizia un oggetto così prezioso e che ha dato riparo e vita a un mollusco, beh, facciamolo diventare un complemento di arredo che arricchisca la nostra vita, cioè impreziosiamo, implementiamo la vita che è stata qua dentro con la vita che noi diamo a questo oggettino. E allora, se questa idea vi è piaciuta, mi raccomando, pollice in su. Io vi aspetto tutti per tutta l'estate in libreria con il ricettario dell'arte, il libro in cui potete trovare tutte le ricette per farvi da voi dei materiali per le belle arti che siano allo stesso livello di quelli professionali, di quelli industriali. Sono felicissima nel dirvi che il ricettario dell'arte sta andando in ristampa. Sono orgogliosa nel dire questa cosa. Insomma, ne avete comprati talmente tanti che l'Agribaudo ha deciso di ristampare il libro, e quindi grazie a tutti coloro che lo hanno acquistato. E mi raccomando, se ancora non ne hai uno, prenditene subito una copia, perché è un bel libro, ma non perché l'ho scritto io, ma perché ho scritto il libro che avrei voluto avere quando studiavo, quando imparavo a barcamenarmi nel mondo dell'arte. Quindi è un libro che è nata da una mia necessità, che credo sia anche la vostra. Bene, io vi ringrazio per essere stati con me fino a questo punto del video. Mi raccomando, se l'acchiappa sogni vi è piaciuto, fatemelo capire con un pollice in su, e sempre con un pollice in su fatemi capire se volete altri video a sentore marinaro e marittimo. Bene, vi mando un grande bacio, augurandovi un proseguo d'estate sereno e felice. Noi ci rivediamo sempre qua per un prossimo video creativo. Da Ombretta e da Arte per te è tutto, alla prossima volta, ciao!